Ben ritrovati, miei mitici amici! Oggi riprenderemo a narrare la storia di Alita cronologicamente successiva agli eventi della prima serie Battle Angel. Si tratta però di un seguito un po' particolare. Yukito Kishiro ha riscritto il penultimo gruppo di capitoli della serie precedente, fornendo un nuovo corso degli eventi, che confluisce nella serie che conosciamo come Last Order. Per conoscere la storia precedente, ti invito a vedere, se non l'hai già fatto, il primo video su Alita. Clicca sulla campanellina per iscriverti e non perdere nessun video. Puoi sostenere questi video iscrivendoti al Patreon o richiedendo video su determinate ambientazioni. Oppure puoi aiutarci con una donazione PayPal o Ko-fi, abbonandoti al canale o compiendo un acquisto dai link affiliati. Un ringraziamento a tutti i Patreon e i sostenitori del canale. Io sono Vir, la forza delle parole. Vieni a trovarmi sul mio canale. Alita, Last Order. La storia riparte dalla ricostruzione di Alita da parte di Desti Nova dopo che questi l'aveva fatta saltare in aria alla locanda di granito. Le vicende si spostano sempre a Salem, ma gli eventi sono differenti rispetto a quelli in precedenza narrati. Con le nanomacchine e la dottrina di Karmatron, Nova rigenera il cervello di Alita e le dona un nuovo Imagineer's Body, ricavandolo dalle lame di Damasco. Il nuovo corpo può manipolare i getti di plasma come il Berserker, può cambiare colore e possiede una forza notevole. Quando si sveglia un anno dopo, la ragazza trova Nova ammazzato da qualcuno e si ritrova nella necessità di salvare un gruppo di ragazzi di Salem. Jim Roscoe, l'assistente di Nova, ha radunato i minorenni di Salem dopo aver ucciso il professore e rubato i suoi due chip cerebrali. Dopo che Nova ha reso pubblico l'intervento di iniziazione che sottrae ai bambini della città il cervello sostituendolo con un chip, gli adulti sono impazziti ed è scoppiata una guerra civile tra maggiorenni e minorenni. Alita inizialmente non vuole essere coinvolta, ma accetta di scortare un gruppo di ragazzi mentre cerca il cervello della sua amica Lou. Incontra una sua replica sintonizzata divenuta senziente che si fa chiamare Sex. Questa pratica una variante nuova di Panzerkunst e possiede la lama di Titan, quindi è un'avversaria temibile per Alita, siccome vuole ucciderla per diventare lei l'originale. Sex ha eliminato tutte le repliche a eccezione delle due presenti, Elf e Zwolf, che sono accompagnate da una replica di Desti Nova. Lo scienziato ha inventato un modo per richiamare i suoi dati di backup dalle molecole d'aria, diventando praticamente immortale. Inoltre, porta con sé una scatola che dichiara contenere qualcosa di preziosissimo. Nel frattempo, Roscoe ha trasferito la propria mente nel gigantesco robot Satumod. Questo ha una struttura simile all'Imagineer's Body e può distruggere le molecole che tocca. Esso rischia di distruggere l'accampamento degli adulti di Salem ancora sani di mente e Alita è costretta a combatterlo. Sfruttando il getto di plasma e la propria tenacia di combattente, riesce a fare a pezzi l'enorme robot. Ne rimane solo un embrione robotico che viene messo in teca da adulti e bambini come simbolo della loro riconciliazione. Nova informa Alita che probabilmente il cervello di Lou è stato spedito assieme ad altri verso la città spaziale di Geru, utilizzati per alimentare l'enorme network noto come Melchizedek. A Geru il gruppo viene accolto da Agam Badi, sommo tecnocrate e ministro di Geru e consigliere dell'Adder, l'organo di concilio del sistema solare. Questi svela che soggetti come Desti Nova e Jim Roscoe sono stati creati dal progetto Gene, che mira a originare dei geni tramite l'ingegneria genetica. Quelli prima di loro si sono rivelati pazzi e si sono suicidati o sono stati eliminati. Alita e i compagni non si fidano di Mbadi e a ben donde. Questi è in grado di controllare i circuiti degli androidi e riesce a catturarli tutti, gettandoli nello spazio aperto verso morte certa. Inoltre si è impossessato dei chip cerebrali dei precedenti geni e viene detto Trinidad, proprio perché nel suo cranio ha ben tre chip mentali.
Per fortuna, un ex terrorista di nome Ping Wu raccoglie Alita e le tre repliche, mentre il chip di Desti Nova finisce nella testa di Mbadi. Ping, stanziato in un robo-asilo abitato solo da robot, la informa che il modo più sicuro per recuperare il cervello di Lo, rinchiuso in un'enorme incubatrice, consiste nel partecipare allo Zero of Things Tournament, ZOT, un torneo al quale partecipano i più forti combattenti del Sistema Solare. Mbadi, che in pratica è il vero capo del Ladder, oltre ai rappresentanti di Giove e Venere, ospita anche la neo-regina di Marte, Limeira. La civiltà del tempo è ostile alle nanomacchine, siccome un tempo venivano utilizzate per compiere atti terroristici. Mbadi è un eroe osannato per aver sconfitto su Plutone il dottor Vares, il capo dei terroristi. In quell'occasione si impadronì del chip cerebrale di quest'ultimo, diventando un vero e proprio superuomo, dall'intelletto enorme e capace di doti incredibili grazie a un perfetto controllo yoga del suo corpo. Ora però si è tramutato in un megalomane che si ritiene in diritto di compiere ogni crimine per portare l'ordine, come uccidere il padre di Limeira. Ping e Alita, mentre cercano di salire a bordo della nave della regina, vengono intercettate dalla sua guardia del corpo, la fortissima Zaji, esperta in armi da fuoco. Ma Limeira li precede e... Ma Limeira li prende a ben volere e li accoglie come amici. Marte è devastata dalla guerra civile provocata da un gruppo neonazista chiamato Terza Divisione Imperiale, che si oppone alla costruzione del nuovo aeroporto spaziale. Inoltre, la civiltà del tempo è stagnante, siccome il processo di matusalemizzazione ha prolungato la vita umana di secoli e i bambini vengono visti come delle minacce. Per questo vengono utilizzati come schiavi militari in missioni con scarsi esiti di sopravvivenza. Alita, Sex e Zaji si propongono di salvarne il più possibile da una missione. Nel corso dei combattimenti, Alita fa fuori il colonnello Payne, un ex superiore di Zaji. Questo, in qualche modo, si ancora alla sua psiche e da quel momento in poi le appare come un oscuro consigliere, turbando la sua anima e mettendola costantemente in dubbio. Nel corso della raccolta delle bandiere di guerra, si scontrano con tre karateka dello spazio che praticano diverse varianti del karate potenziato dai corpi cyborg. Il più forte di loro, Doji, è un enorme lottatore che pratica il karate elettromagnetico ed è in grado di mettere in difficoltà Zaji e Alita. Questa riesce a danneggiarlo seriamente, ma sviene prima di eliminarlo definitivamente. Doji ugualmente si ritiene sconfitto e promette una rivincita al torneo ZOT. Sex, munito ora di un nuovo corpo maschile più potente, Elf, Zwolf, Alita e Zaji partecipano allo ZOT come gli Space Angels. Qui entrano in contatto con un team rivale, la Stella Nursery, una serie di combattenti che si occupano di gestire un asilo di piccoli orfani. Il loro leader, una donna di nome Cerula Sanguis, è un vampiro maestro di Kung Fu dalle capacità leggendarie, che un tempo ha salvato la vita anche a Mbadi. Cerula, anche se non ha un corpo macchina, è un avversario decisamente all'altezza di Alita. Con la sua esperienza di secoli, ha conosciuto tutte le principali arti marziali, da quelle cinesi al Panzerkunst, il che, unito alle sue capacità da vampiro, la rendono una combattente di primo livello. Durante il combattimento, Alita ricorda che era stata proprio lei a catturarla 200 anni prima, quando era ancora la terrorista Yoko, e viene colta dal terrore. Facendo appello a tutto il suo coraggio e alle sue abilità, Alita riesce a batterla. O per meglio dire, Cerula si lascia sconfiggere. La donna le offre anche un codice sorgente che si rivela essere il Fata Morgana, il programma centrale di Melchizedek, ritenuto perduto da secoli. Da questo momento in poi il gruppo può contare anche su Porta Nova, una versione tascabile di Desti Nova ricavata da un suo chip. Alita inizia a intrufolarsi nel Melchizedek per cercare il cervello di Lo. Viene intercettato da Zweiklaue, che si rivela essere un suo superiore dei tempi in cui era una terrorista Kanzler. Questi le rivela che lei, Yoko, aveva partecipato al danneggiamento di Melchizedek ai tempi delle guerre di terraformazione, inserendo il programma Ginevra che lo fece impazzire, portando a centinaia di migliaia di morti. Poi venne catturata da Cerula.
Il Ladder, formatosi come conseguenza di questa tragedia, la condannò a morte per incendio nell'atmosfera della Terra, venendo poi ritrovata dal dottor Aido nella serie precedente. Alita però è maturata sotto tutti i punti di vista negli ultimi 200 anni e ormai ha superato le capacità del suo istruttore, riducendolo a pezzi e costringendolo a scappare dal suo padrone, M'Badi. Alita, Ping e Porta Nova riescono a inserire il Fata Morgana dentro Melchizedek e ad accedere a Merlino, il prototipo delle 25 unità che compongono il network. Ma come è finito quel programma in mano a Cerula Sanguis? Secoli prima, quando la Terra venne colpita da un meteorite e piombò nel freddo perenne, i vampiri uscirono allo scoperto, non venendo più limitati dalla luce del sole. Vilma, la futura Cerula, viene salvata da una comunità di umani guidata da Colin Farrell e inizia a maturare il desiderio di far coesistere pacificamente le due specie, a differenza del suo amante, Victor Byron. Nel corso di una tregua, Farrell prova a uccidere i vampiri guadagnandosi l'odio di Victor. Si salva solo il figlio di Colin, John. 50 anni dopo, il nipote di John, Arthur, si alleò con Vilma per avviare con la comunità di umani il prototipo di simulatore quantistico Merlin per donare una nuova speranza all'umanità. Ciò richiede però che Vilma elimini Byron, il cui odio non avrebbe permesso la cooperazione delle due specie. Lo scontro tra i due amanti è terribile. Vilma padroneggia numerose tecniche mortali, ma Byron è stato reso un vampiro due volte, sviluppando un'armatura difensiva ragguardevole. Lo scontro è terrificante, ma quando Vilma sta per essere uccisa, la coltre di nubi si dipana, lasciando finalmente entrare la luce del sole, che uccide l'immortale vampiro. Nei decenni successivi, Vilma salva un bambino, che poi si trasferirà su Marte, fondando lo stile del Panzerkunst, e si occupa di far progredire le arti marziali terrestri. L'umanità ha iniziato la costruzione dell'ascensore orbitante che la porterà a colonizzare lo spazio. Un anzianissimo Arthur le dona infine il Fata Morgana, allo scopo di distruggere Melchizedek se qualcuno dovesse servirsene per compiere azioni malvagie. Lei dovrà vigilare su di esso. Questo sarà l'ultimo ordine di Arthur. Il torneo Zot nel frattempo prosegue. Assieme a Toji dei Karateka dello spazio, si presenta anche Zecca, un individuo anarchico e violento. Questo ha un corpo androide Fitzroy come Sex, che ha una potenza strabiliante e diventa di fatto la sua nemesi. Quando Alita raggiunge l'incubatrice del Melchizedek, viene raggiunta da un nuovo nemico, Supernova. Una versione di Destinova che, a differenza delle altre, ha due chip cerebrali nel cranio, perciò è ancora più pazzo e crudele. Questi rivela che M'Badi ha in mente di far sterminare gli abitanti di Salem, siccome ufficialmente, sulla Terra, non sono rimasti più umani. Alita decide allora di vincere lo Zot per rivendicare l'indipendenza di Salem e della città di Scarica per salvarli. Supernova le propone di scambiare il cervello di Law con il contenuto della scatola. Contenuto preziosissimo, che si rivela essere il vero cervello di Alita, che era stato da tempo sottratto da Nova e sostituito con un chip cerebrale. Alita cerca di impedirlo, ma Supernova lancia un attacco così potente da polverizzare l'Imaginous Body della nostra eroina e poi distrugge anche Porta Nova. A Salem, grazie al processo della stereotomia, è nato un nuovo Destinova, Nova X, che esorta suo figlio Chaos a cooperare con gli adulti di Salem rimasti sani di mente. Il robo asilo recupera il chip di Alita. Appare la personificazione di Merlino del Melchizedek, con l'aspetto di Arthur Farrell, che la esorta a riprendersi per portare avanti la battaglia di tante persone che credono in lei. M'Badi, preoccupato per l'evoluzione delle cose, decide di interrompere il torneo. Inaspettatamente, Alita si rigenera sul campo di battaglia con un nuovo corpo Imaginous Body 2.0, fondendo il suo chip cerebrale con il Fata Morgana. Ora è diventata immensamente più forte e versatile del precedente. Mostra capacità di hacking eccezionali e può modificare il suo corpo a piacimento, al punto che riesce a tenere in scacco sia Destinova che M'Badi allo stesso tempo, ferendo gravemente quest'ultimo.
Buddy quindi è costretto a consentire il proseguimento del torneo, ma nel frattempo chiede a Ladder l'autorizzazione a servirsi della spada di Damocle, una superarma satellitare abbastanza potente da vaporizzare un asteroide. Mentre imperversano gli scontri in campo con i campioni karateka e le creazioni genetiche di Venere, Zaji ha un malore. Sembra che un mese prima, mentre combatteva contro i terroristi che attaccavano lo spazioporto di Marte, una combattente di Panzerkanzler l'abbia danneggiata con una tecnica dei Kanzler a lento rilascio. Alita riesce a controbilanciare la tecnica annullandola e deduce che la responsabile potrebbe essere Erika, la sua vecchia compagna che dovrebbe essere morta secoli prima. In finale avviene lo scontro tra Alita e Toji e tra Sex e Zecca. Mentre Alita combatte contro Toji, la sua coscienza viene sbalzata nel piano astrale dove le incarnazioni di Melchizedek e del sistema di Giove le chiedono di diventare un loro agente segreto per preservare la sopravvivenza dell'umanità, nonostante i conflitti delle varie parti politiche. Per impedire che la stazione spaziale si schianti sulla Luna, Alita manifesta la forma di un enorme gatto alato e riesce a controllarne la discesa. Con la vittoria degli Space Angels, Buddy pianifica di uccidere tutti con la spada di Damocle e di spacciarlo per un incidente. Grazie a un virus introdotto da Ping, la macchina però viene spenta. Buddy, le cui malefatte sono ora pubbliche, cerca di riattivarla, ma viene fatto a pezzi da Cerula. Sulla Terra, gli amici di Alita, Dottor Aido, Chaos e Figura 4, si riuniscono e riescono a salire a Salem. In città però Nova X ha catturato i suoi amici e costringe Chaos a un gioco mortale per decidere chi debba vivere e chi morire. Per fortuna Aido riesce a interrompere la procedura e a mettere in stasi criogenica Nova X, impedendo le sue continue rigenerazioni. Dopodiché il gruppo giunge fino a Geru e scopre che nel corso delle finali del torneo la tirannia di Mbadi è venuta a galla. Ne esplosa una rivolta che è stata soppressa nel sangue dai robot. Per rimediare al disastro, gli abitanti hanno affidato la guida della città all'asilo dei robot. Alita, prima di andarsene, ha lasciato istruzioni per rigenerare il corpo di Law dal suo cervello e permetterle così di tornare in vita. Fa creare infine una copia genetica umana di se stessa affinché Figura 4 possa vivere felicemente con lei. Alita Mars Chronicle. La serie attualmente in corso, Alita Mars Chronicle, è sia un prequel che un sequel di Battle Angel e di Alita Last Order. Essendo una serie tuttora in corso, riporto le informazioni attualmente disponibili sul proseguo della storia. 3 anni dopo la fine dello Zot, Alita giunge su Marte dopo aver svolto una missione segreta su Venere. Il suo corpo ha subito un'ulteriore evoluzione. Non si rigenera più velocemente come un tempo, ma ora sulla spalla è spuntata Danko, un'arma berserker senziente. Erika intende vendicarsi di Alita e sfoggia le sue notevoli capacità di Kanzler, che tengono testa alle armi allo stile di Alita. Quello che non ricorda è che Alita l'ha realmente uccisa 200 anni prima e che ora è stata resuscitata come Necro Soldier, un individuo pilotato a distanza indistinguibile da un vivo. La terza divisione imperiale conta anche altri Kanzler, anche loro risorti come Necro Soldier. Sembra che dietro ci sia un'organizzazione o un soggetto chiamato Dazane. Zaji fa arrestare Alita, siccome una persona identica a lei, con l'aspetto che aveva durante lo Zot, ha attentato alla vita della regina Limeira. Apparentemente la ragazza si è salvata, ma Cerula Sanguis sospetta che possa essere morta e trasformata in un Necro Soldier. Prima che possa verificarlo, però, anche lei subisce un attentato. Una sacerdotessa del Soul Network, che secoli prima aveva tentato di fondere Alita nel baldacchino di Marte, la libera e poi la conduce a un medico che potrebbe aiutarla con la faccenda dei Necro Soldier. E il medico, altri non è, che Supernova. E con questo è tutto. Lasciami un commento. Noi ci vediamo al prossimo video.